Guaglio! Beh, che stai facendo? Hai mangiato? Beh, dai, forza Guaglio, forza, mannaggia la maserga, ma si da stu cazzo di spedele tu! Già immagino le risate che ti stai facendo adesso che te l'ho detto in dialetto. Sì, cuore mio, e mannaggia la miseria. Dobbiamo uscire. Ah, stamattina ha fatto doppi squilli. Alle 10:20, mi pare, alle 11:20, dopo un'ora. Fa sempre 4 squilli adesso, 4 e 4. Boh. Domani faccio una capatina, cuore, vado a vedere un po' qual è la situazione, vediamo, vado a farmi un caffè, vabbè, mo vedi, mi metto gli occhiali, un cappellino, capito? Vediamo. Eh sì, almeno ci rendiamo conto un po' com'è la situazione, se c'è situazione da vedere, ma per come sta lui, boh, non so. Comunque, vabbè, dai, ci proviamo. Non si sa mai, lo trovo nella hall, boh, non si sa mai. Magari poi domani ci organizziamo per vedere come fare. Al massimo prima vado ed entro, mi faccio il caffè. Se vedo che non c'è, magari gli mandiamo un messaggio, gli diciamo, vedi che Franco è giù. Se puoi scendere, vabbè. Poi domani ne parliamo, vediamo. Va bene. Sto andando a prendere Giuseppe. Eh sì, oggi pomeriggio poi si va in quel di Sant'Eramo. Che devo fare, cuore? Ci devo andare, i bambini vanno accontentati. Vabbè, capirai, è pure un periodo che sto senza fare un cazzo, quindi alla fine ti vai pure a distrarre un po'. Senti, e te invece che hai fatto stamattina? Ah, stavo pensando, ma la riabilitazione, dobbiamo iniziarla? Magari informati, sai, i massaggi per le gambe, perché secondo me adesso è il periodo che bisogna iniziare di nuovo a lavorare sulle gambe per prendere un po' la forza, per prendere un po' di tonicità. Chiedi, magari vedi cosa ti dicono. A meno che loro non vogliono farti fare proprio nulla, cioè nel senso che al momento preferiscono che te ne stia proprio ad oziare quello che alla fine piace fare a te. Vabbè, vedi un po' cosa ti dicono, tu aggiornami su qualsiasi cosa, fammi sapere, va bene cuore? E niente, attendo tu, tanto lo sai che io sto qua, però il mio pensiero è sempre lì dove stai te. Capito? Vabbè, oggi abbiamo avuto la conferma. Sì, cuore, almeno so che quando vengo mi sono sempre fermato al primo, perché ho sempre detto, Lanto, fermiamoci al primo, perché secondo me sta al primo, almeno in base a quello che mi avevi detto quando uscivi. Anche se qualche volta all'ascensore te lo fanno prendere e vai a meno uno sicuramente, perché c'è meno uno e uno. Uno è il piano terra, meno uno è la parte di sotto dove ti fanno la TAC e quant'altro. E in effetti se noti, quando esci ti portano a meno uno, no, dalla sta cosa, quando prendi l'ascensore, perché non credo che ti portano a meno che
l'ascensore non l'hai preso e quindi non stai a piano 1 ma stai a meno 1, dove a meno 1 ci sono tutte le, diciamo, le tipo l'altra volta ti ricordi che tu stavi nello stanzino, nella stanzetta che io passai, quello è meno 1, la parte di sotto. Va bene, cuore, dai, aggiornami tu, fammi sapere, va bene? Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio, un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Aggiornami su qualsiasi cosa, fammi sapere, va bene? Ciao, ciao figo, e non mi dire più le bugie bianche. Ciao, cuore mio.